Si è tenuta questa mattina a Piazza Cairoli e nelle principali piazze d'Italia l'Oral Cancer Day, un appuntamento giunto alla 9ª edizione che ha lo scopo di sensibilizzare la gente e diffondere la conoscenza del tumore del cavo orale, una forma di carcinoma spesso sottovalutata e che invece colpisce una fascia sempre più larga di popolazione. Ogni anno si registrano circa 6.000 casi nuovi. L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani ricorda l'importanza della prevenzione. È possibile sottoporsi a visita gratuita fino al prossimo 31 ottobre, grazie anche al patrocinio di Expo. Telefonando al numero verde potete intercettare il dentista più vicino a voi, il dentista Andy che ha aderito a questa iniziativa, proprio per fare una visita gratuita di prevenzione ed eventualmente fare diagnosi precoce di carcinoma orale, perché facendo diagnosi precoce di carcinoma orale significa salvare la vita. Se si arriva dopo, invece, queste patologie purtroppo sono mortali. Chiaramente poi tutto questo è anche per sensibilizzare la cittadinanza a cambiare eventualmente lo stile di vita, quindi non abusare di alcol, di fumo, tenere la bocca molto pulita e stare anche attenti a tenere in bocca delle protesi congrue e non incongrue che possono creare delle lesioni che possono andare incontro poi a trasformazione carcinomatosa. Il carcinoma alla bocca è l'ottava forma tumorale più diffusa al mondo. La conoscenza, la prevenzione e la diagnosi precoce salvano la vita nell'80% dei casi.